Fare l'attore già in un film vuol dire grande dedizione, fare anche regista vuol dire veramente trovare qualcosa di molto stimolante, non è la storia, in questo Sì. tre di troppo. Cos'era che ti intrigava particolarmente? Beh, un po' tutte e due le cose che hai detto. Facendo questo lavoro viene voglia di misurarsi con la regia, l'hanno fatto in tanti miei colleghi e questa mi sembrava la storia, anche per una serie di caratteristiche insite nella storia stessa, che fosse anche un pochino più alla mia portata dal punto di vista proprio del lavoro di regista anche. E poi, insomma, essere scelto da un attore come lui, anche come partner in un film, credo sia stata un'ulteriore, dire, responsabilità, anche stimolo, no? Responsabilità, stimolo, soddisfazione e orgoglio personale, nel senso che l'ho sempre ammirato, guardato e comunque mi è sempre piaciuto lo stile comico che infatti abbiamo cercato, io quando ho fatto il programma di averlo al fianco perché comunque è una certezza. E essere scelta, insomma, ha lavorato con tantissime partner, quindi sono molto contenta. Posso dire anche che è il contrario, nel senso che anche lei ha deciso di fidarsi di me, che insomma non sono propriamente Kubrick, ecco, quindi No, uno però. potrebbe anche avere dei dubbi. Sì, però hai fatto così tanti film che ovviamente per me, nel senso che il suo gusto, lo stile, sapevo che sarei andata in un contesto e nella sua visione, per come me l'aveva raccontata, si sposava perfettamente con il mio gusto, quindi mi sono fidata perché gli voglio bene, è un amico eppure molto molto bravo. Quindi. La cosa interessante del film è che non si schiera, no? Come dicevate voi, nel senso che Esatto. comunque è un film che racconta quello che accade nella vita, anzi, dà la possibilità di avere due punti di vista diversi. Chi Sì. vuole avere figli e chi non vuole avere figli, senza preconcetti No, ideologici, no? assolutamente. Liberi di scegliere, come è giusto che sia. Quindi tu comunque hai messo entrambi un po' di voi anche, insomma, immagino anche tu, Ma sì, ma l'esperienza da un lato. più che noi direttamente, un po' si cerca, nel limite del possibile, stando in un linguaggio di commedia, di raccontare anche un po' un pezzetto di questo momento storico, no? Che vede appunto i figli un po' al centro di tutto, quindi le famiglie, i genitori, questo senso di volerci essere sempre, comunque, anche fin troppo protettivi, un po' una satira, chiamiamola così, sociale, di un particolare momento storico. Forse anche liberatorio, si dice che insomma, lavorare con bambini non è mai facile, a tutti si è complicata la vita anche come regista, Sì. però qua era forse liberatorio anche poterli maltrattare, anche perché all'inizio si maltrattano abbastanza. Beh, era molto divertente perché c'è una parte di scorrettezza che magari devi avere un po' di coraggio nel metterla nello schermo, però quello è stato molto divertente. Ma anche verso i genitori Sì, c'è del anche molto. maltrattamento, sì. Personalmente l'ho vissuto continuamente domandandomi io. Che farei? Perché comunque è esattamente l'età è quella, la condizione è quella. Non sono, diciamo, la donna in carriera arrogante, insomma, un po' tipo Giulia, però comunque lo sposti facilmente la situazione, anche perché abbiamo in comune questa cosa di non avere figli e di avere una. Cioè, e quindi continuamente mi chiedevo, ecco, è stato facile la trasposizione, facile su carta, poi facendola un po' meno. Però, sai che non so Non chiudere la la chiudo, non sai risposta. chiudere, sì, no, Ma lo sai lascia perché? molto Perché, aperto. no, cioè, guarda, tu mi Sì, e guardi e io io ho ti l'ansia da blocchi, ti prestazione. blocchi, Perché di mi sì, tu guardi? dici, a un Io vedo certo il regista che mi punto il giudica. registro, Non no, no, giudicare Garland, non non giudicare, giudicare Garland, per favore. Fa assist, lei ti lascia schiacciare alla fine. A sì, proposito di schiacciare, insomma, è il momento che la commedia schiacci un po', perché. Insomma, negli ultimi tempi forse è proprio la commedia quella che, forse non solo per la pandemia, ma in generale anche per le abitudini sociali complessive, quella un po' invecchiata, no? Si ride in maniera forse diversa, non fa più ridere. No, questo Per voi comici, non. insomma, adesso Cioè, non so se secondo me. sviluente dei film di comici, non credo, insomma, no? No, no, figurati, anzi, è un complimento. Gran No, 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 complimento. no, la commedia bisognerebbe fare un'analisi che io forse non sono in grado di fare, però forse sta un po' passando l'idea che si possa tranquillamente vedere anche a casa. Questo è un po' un peccato, mi viene da dire. Perché la commedia è l'unico modo che noi abbiamo, non l'unico, uno dei pochi modi che ha il nostro cinema per rispondere a produzioni con le quali non riusciamo a competere, tolti diciamo i grandi autori che abbiamo in Italia, ma il cinema è un pochino più largo, per usare un brutto termine, si può basare solo su una cosa che è l'identità, quindi raccontare le cose nostre, trovare delle storie che ci rappresentino.
speriamo che si riesca a riportare la gente in sala con questo, ma non lo so.